Rapine spettacolari sono effettivamente avvenute negli Stati Uniti, con l'assalto alle diligenze, ai treni a vapore, ma in effetti quando l'oro veniva trasportato in lingotti e su treni che attraversavano immense praterie, beh, l'impresa di assaltare e fermare un treno non era più difficile di quella di un attacco a una diligenza, comunque era certamente più facile e sicura dell'impresa di provare a svaligiare una banca. E banditi come Jesse James, che vedete alle mie spalle, sono passati alla storia, anche se alla fine poi sono stati arrestati o uccisi. Insomma, quella che abbiamo in mente è veramente un'epoca di grandi banditi, di assalti, che è entrata un po' nell'immaginario di tutti. Ben poco di romantico ha invece il furto record di 6.800 lingotti d'oro avvenuti a Londra nel 1983. È il 26 novembre 1983. Un giorno importante per Anthony Black, ma arriva tardi al lavoro, come suo solito. Lavora per la Brinks Met, una compagnia di vigilanza che ha sede vicino all'aeroporto di Heathrow, a Londra. La società custodisce denaro e preziosi provenienti da tutto il mondo. Non è un periodo facile per Black. La sua vita privata sta andando a rotoli. Scusate, non mi sono svegliato. È pieno di debiti e braccato dai creditori. Al lavoro le cose non vanno meglio. Non è esattamente un dipendente modello. Appena arrivato, Black si reca a uno degli ingressi per i portavalori. Gli uomini che sta lasciando entrare sono dei ladri professionisti. I capi della banda sono Brian Robinson, il cognato di Black, con precedenti per rapine a mano armata, e Mickey McAvoy, un nome emergente della criminalità londinese. Si apprestano a rubare più di 4 milioni di dollari in contanti dalle casseforti della Brinks Met. Tutti fermi! Mani dietro la testa! Forza, bello, forza! Avanti! Black non deve fare altro che stare al gioco quando la rapina avrà inizio. Mani dietro la testa! Non muovetevi! Avanti, non muovetevi! Voi state tutti contro il muro! Ti ho detto di stare fermo! Prendi il sacco! Copriti la testa! Avanti, andiamo! Tu fermi, non dovete cambiare! Voi camminate! Di camminare! Non provate a dire una parola! Cammina! Non uccidetemi! Ti prego! I rapinatori hanno saputo da Black quali guardie conoscono la combinazione della cassaforte. Ora devono solo convincerli a rivelarlo. Cos'è questo odore? No, no! Dacci la combinazione! No, non lo so! L'accendo! No! 3-1-4-1 5-9-2-6 Grazie! Ecco fatto! All'interno del caveau non ci sono i 4 milioni di dollari in contanti, ma tante anonime scatole di cartone. Scatole piene d'oro. Il sogno di ogni rapinatore. Quell'oro vale 10 volte la cifra che pensavano di rubare. Pesa molto di più. Sono circa 3 tonnellate d'oro, sufficienti a schiacciare le molle degli ammortizzatori e quasi a rompere l'asse. In meno di 2 ore hanno realizzato il più grande furto nella storia del Regno Unito. Se i ladri avessero trovato dei pacchi contenenti delle banconote, beh, avrebbero potuto contarle e anche suddividersi il bottino, dare a uno di loro una parte, appunto, e poi sparire. Invece si trattava di lingotti con un valore superiore, tra l'altro, ma anche molto, molto più pesanti da trasportare, e inoltre l'oro non è denaro, non è facile da spendere. Occorre infatti avere
contatti con qualcuno che sa dove venderlo, dei ricettatori. Insomma, non era la refurtiva che una banda come quella poteva caricare e sperare di convertire velocemente in denaro contante. È il più grande furto della storia britannica. Questa mattina dei rapinatori armati hanno portato via 11 tonnellate di lingotti d'oro dal deposito della Brixmet appena fuori Heathrow. Scotland Yard sta indagando e non ci sono dubbi che i ladri avessero un contatto all'interno. Ora il gioco è cambiato. Come trasformare 3 tonnellate d'oro rubato in denaro da spendere liberamente? Robinson e McAvoy non sanno come comportarsi. Cosa fare dei 6.800 lingotti d'oro rubati? Entra in scena Kenneth Noy, noto alle cronache di Londra come il killer multimilionario della malavita. Kenneth Noy! È un vero pezzo grosso del crimine. Bene, bene. Guarda cosa ha portato il gatto. Sei stato tu. Solo lui può capire come trasformare l'oro in soldi. E lo farà. Per prima cosa Noy fa un po' di alchimia al contrario. I suoi complici fondono i lingotti d'oro, ricavandone parti più piccole, che poi mescolano col rame di alcune monete. Così può camuffarne l'aspetto. Un'abile messa in scena. L'oro ha perso la purezza originaria ed è irriconoscibile. Noi può piazzarlo sul mercato nero londinese senza attirare l'attenzione. Almeno questo è il piano. La polizia ha chiuso il cerchio intorno a Anthony Black. Sono uscito. 4 uomini sono entrati con le pistole in pugno e eravamo paralizzati. Ma non erano 4 perfetti sconosciuti, vero, signor Black? Che intende? Beh, uno è il marito di sua sorella. La polizia sa che la sorella di Black ha sposato un rapinatore, Brian Robinson. Lo mettono sotto torchio per 8 ore e alla fine la guardia confessa tutto. McAvoy e Robinson vengono arrestati e saranno condannati a 25 anni. Ma l'oro dov'è finito? Un giorno qualcuno preleva 3 milioni di sterline da una banca di Bristol e non passa inosservato. Per il suo coinvolgimento Noy verrà condannato a 14 anni e l'oro, almeno un terzo della refurtiva, è stato ricettato. Il resto, per un valore stimato di circa 400 milioni di euro, è sparito e forse è ancora nascosto.